Carissimi miei, il Signore sia con voi. Benvenuti alla sera di questo giorno, oggi domenica, l'11 di febbraio 2024. Iniziamo con questo oggi, un'altra settimana. È bello essere qui. Dio ci dà l'opportunità di iniziare un altro cammino, ovvero di riprendere il nostro cammino con Lui. Sia questa la nostra preghiera, perché durante questa nuova settimana riusciremo tutti noi a seguirlo, prendendo come guida la sua parola. Carissimi miei, oggi essendo l'11 di febbraio, la giornata mondiale degli ammalati, alla fine di questa meditazione porteremo al Signore tutti i nostri amici e le nostre parenti che non stanno bene. Intanto riprendiamo il Vangelo odierno, Marco 1, 40-45. Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. Venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificare. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, vai invece e mostrati al sacerdote, offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò, si mise a proclamare, a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori in luoghi deserti e veniva a lui da ogni parte. Parola del Signore, lodate o Cristo. Carissimi miei, il brano del Vangelo di oggi è collegato o legato alla prima lettura di oggi. Intanto, guardiamo. Un lebbroso, una persona colpita, porterà vesti strappate e il capo scoperto, velato fino al labbro superiore. Andrà gridando: impuro, impuro sono io, allontanatevi. Questo impuro, lebbroso, sarà impuro finché durerà in lui il male. È impuro e sarà solo o sola, abiterà fuori dell'accampamento. Sarà escluso dalla vita sociale, i rapporti familiari e la vita religiosa. Non poteva fare il culto, poteva fare il culto previamente, quando stava nell'accampamento. Carissimi miei, è una situazione abbastanza triste, triste, eh? Un uomo o una donna colpita di questa lebbra non poteva stare nella propria famiglia, non poteva dormire sul suo lettino, sul suo letto, non poteva fare la doccia a casa sua, doveva stare fuori, lontano dalla comunità, staccato o staccata dai rapporti familiari e dai rapporti della comunità religiosa. Nell'epoca questa malattia veniva chiamata o veniva descritto come una castiga divina, una punizione divina, un castigo divino. Era un castigo divino per l'eccellenza. Chi aveva disobbedito la legge di Dio, come leggiamo nel libro di Deuteronomio, capitolo 28, 1. Dio diceva al popolo di Israele: sentiamo, il libro di Deuteronomio ha portato queste parole qui. Verrà colpito con ulcere dell'Egitto, con buboni, scabie e pruriti. Tu non potrai guarire. Verrai colpito alla ginocchia, alle cosce, un'ulcera maligna, dalla quale non potrai guarire. Ti colpirà dalla pianta dei piedi, dal sommità del capo, a causa della disobbedienza. È per questo motivo che chi è stato colpito veniva chiamato
chiamato o descritto come un morto. E solo Dio poteva guarire questa malattia. Carissimi miei, entrando nel brano del Vangelo di oggi, incontriamo Gesù che si incontra un lebbroso. Quel lebbroso doveva stare fuori dalla gente, doveva gridare impuro, impuro, ma lui non gridava impuro, impuro, gridava: se vuoi puoi purificarmi, se vuoi puoi purificarmi. Gesù ne ebbe compassione, lo toccò e scomparve da lui la lebbra. Che fortuna, che privilegio, che grazia che ebbe questo lebbroso. Non si sa da quanti anni aveva questa malattia. Incontro Gesù, Dio che può far sparire questa lebbra, e scompare da lui. Cari fratelli, cari sorelle, 2 o 3 anni fa, nel Covid, alcuni di noi avevamo questa esperienza, vedere i nostri parenti, ma non potevamo noi andarli incontro, perché questo virus era contagioso, come la lebbra nell'epoca. Grazie a Dio, solo la lebbra spirituale ci può allontanarsi dal Signore. La lebbra spirituale è il peccato. E questo tutti ce l'abbiamo. È per questo motivo che è bello questa domenica, perché è l'ultima domenica prima di iniziare il tempo di Quaresima, che inizierà già mercoledì prossimo, con mercoledì del Cenere. Cari fratelli, cari sorelle, abbiamo tutti noi questa lebbra spirituale. Gridiamo al Gesù: Signore, se vuoi, puoi purificarci. Signore, se vuoi, puoi purificarci. E Gesù risponderà: sì, lo voglio. Siate purificati. E con questi 40 giorni approfittiamo con la Chiesa, con le nostre parrocchie, sì, e facciamo questo cammino insieme. Concludendo con le parole di San Paolo nella seconda lettura di oggi. San Paolo diceva che lui non poteva essere un motivo di scandalo per nessuno. Lo scandalo era come una pietra d'inciampo. Carissimi miei, possiamo anche noi diventare motivo di scandali per gli altri. Così una persona viene esclusa dalla comunità a causa della nostra atteggiamenti, i nostri atteggiamenti. Preghiamo perché non diventiamo noi motivi di scandali per gli altri. Vogliamo portare gli altri al Signore? E non di esserli motivo di scandali. Concludendo il giorno, questa giornata che fra poco scade, vogliamo rendere grazie al Signore per il dono di questo oggi. Il primo della settimana. Rendiamoli grazie, carissimi miei. Rendiamo grazie al Signore per ciò che abbiamo noi. La vita, la salute, la famiglia, gli amici, perché ci sono persone che mancano, ci mancano questi. Ascoltaci, o oh Signore. Oggi, 11 febbraio, la Madonna di Lourdes, è la giornata mondiale degli ammalati. Eleviamo al Signore, portiamoli, i nostri amici che sono ammalati, quanti soffrono e per diversi anni ancora portano questa malattia, come quel lebbroso. Perché il Signore gli manda l'olio di consolazione. E il Signore gli reca sollievo nel loro corpo, perché sentano questi amici nostri la presenza di Dio nel loro membra.
per loro preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Cari fratelli, cari sorelle, il primo giorno della settimana chiediamo umilmente dal Signore, perché il Signore non ci permetta che veniamo noi rattristati da nessuna cosa. Per questo preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Infine, elleviamo al Signore tutti quelli che si sono allontanati dal Signore a causa nostra. E non ne sappiamo, non ci accorgiamo. Perché, mediante la nostra preghiera, vengano a riscoprire ciò che hanno perduto o stanno perdendo. Ascoltaci, oh Signore. Infine chiediamo il suo bacio santo. Signore, dacci tutti noi il suo bacio santo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Buona santa notte a tutti, carissimi miei.